Festa dello Sport, seconda edizione qui a Montepaone, è l'occasione chiaramente per festeggiare la promozione della Real Montepaone, è l'occasione per ricordare tutti i ragazzi, portarli nella piazza, farli vedere. Presente Saverio Miracchi, il presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, e allora intanto una bella festa di sport. Adesso ci stemperiamo un pochettino dalle tensioni del campionato, presidente. Sì, è il momento più caratteristico della stagione, no? Perché tutte le nostre realtà che vincono i campionati poi organizzano la festa in piazza ed è uno dei momenti sociali aggregativi più belli, più sereni della stagione sportiva, quindi laddove è possibile partecipiamo e partecipiamo con piacere. Anche perché adesso ci sono i quadrangolari, ci sono le finali, ancora la stagione non è finita del tutto. Noi abbiamo avuto occasione di sentirci in trasmissione, è stata una stagione abbastanza tranquilla, diciamo per larghi aspetti. Assolutamente sì, lo abbiamo detto, siamo soddisfatti per quello che è stato il calcio dilettantistico calabrese, non lo saremo mai al 100% ovviamente, perché vorrebbe dire che avremmo raggiunto un livello altissimo, ma questo chiaramente non è mai possibile. Però bene così per quello che è stato il nostro calcio. Buonasera, intanto tutti questi complimenti non sono solo per me ma per tutti quelli che hanno collaborato, ovviamente, quindi lo staff di allora, il compianto Nico Bianco che con me ha condiviso e tante gioie. E purtroppo le persone migliori a volte vanno via troppo velocemente. Ringrazio Mimmo e soprattutto la testata di Soverato 1 per essere presente. Ringrazio il presidente Saverio Miracchi. Voglio ricordare che il Montepaone spesso e volentieri con me veniva seguito anche da un caro carissimo amico Franco Condò, che adesso non c'è più. È festa del Montepaone, però sappiamo che il Montepaone non è quello di adesso, la DS Real Montepaone. Il Montepaone è stato negli anni passati, è stato nell'eccellenza, è stato in promozione, adesso è tornato in promozione. Il presidente, uno dei presidenti storici del Montepaone, Franco Ficchi, invitato stasera ovviamente con piacere a questa festa. Che bei ricordi ci sono di un tempo che è passato e che adesso speriamo torni. Eccezionale, un tempo è stato per Montepaone, un tempo veramente bello. Il Montepaone ha affrontato dei campionati di promozione ad alto livello, incontrando, confrontandosi con cittadini a livello, diciamo, di abitanti e di cultura sportiva maggiore di Montepaone. Abbiamo fatto sempre bella figura, finché un giorno io con un altro gruppo di amici, Sanso, Gianfranco, dice dobbiamo cercare di vincere questo campionato, e abbiamo vinto il campionato di promozione e siamo arrivati in eccellenza. Però permettetemi di dire un grazie a questi ragazzi di oggi, al presidente, ai dirigenti di oggi, allo staff tecnico di oggi che sono riusciti a portare Montepaone, io dico, nella categoria che merita. Per me la promozione è la serie B del dilettantismo, quindi Montepaone deve stare in questa categoria. Pensiamo di dargli tutta una mano al presidente, perché merita. Poi un'altra cosa voglio dire, che la storia continua, cioè noi abbiamo il mister di questa squadra, Alessandro Pisano. Alessandro Pisano ha fatto dei campionati con noi, era la bandiera, il nostro capitano, e io lo ricordo bambino quando giocava nel Montepaone i primi calci, e ricordo le trasferte assieme al suo padre, che a fianco a me vedevamo lui giocare, veramente uno spettacolo. Grazie. E grazie anche a Geraci, che ancora continua con questa squadra, e quindi diciamo la storia di Montepaone calcistica continua con questi ragazzi ai quali veramente dico grazie e grazie di cuore. In giro per la serata qui abbiamo visto un sacco di amici, tanti ex allenatori e oggi dirigenti, Gianfranco Sanzo, altri tecnici a Starita. Abbiamo visto anche Massimo Costa, che è stato per 6 anni allenatore qui a Montepaone, adesso è responsabile del settore giovanile scolastico della federazione. Esatto, io sono il coordinatore regionale del settore giovanile scolastico. Che dire, io a Montepaone ho passato 6 anni meravigliosi, un pezzo del mio cuore è rimasto qui, infatti appena squilla il telefono dalla dirigenza di Montepaone io scappo, perché non posso fare a meno. Rivedere, come giustamente ha detto lei,
i vecchi dirigenti, Gianfranco Sanz e quant'altro, ma poi soprattutto vedere, volevo fare i complimenti ad Alessandro Pisano, perché Alessandro Pisano è cresciuto con me dal settore giovanile, l'abbiamo passato in prima squadra, quindi è stato, voglio dire, una grandissima sorpresa, ma io non avevo dubbi, perché Alessandro innanzitutto è un ragazzo per bene, un ragazzo preparato, e gli auguro di cuore una bellissima carriera, soprattutto anche da allenatore, però secondo me nel settore giovanile. Sono 3 anni che sta facendo bene comunque con le squadre. Questa è una serata di festa, della promozione. Lei ha festeggiato in questo modo qualche volta? Guardi, io ho festeggiato con Montepone al primo anno, dalla prima categoria siamo passati in promozione. Poi il nostro obiettivo è stato sempre la salvezza, quindi noi ogni anno abbiamo sempre festeggiato la salvezza come una vittoria di campionato. Questa è una grande piazza. Questa è una piazza del tutto per bene, fatta da gente per bene, con una certa mentalità, e noi ce la siamo portata dietro, che sono sicuro che continuerà anche quest'anno nel prossimo campionato di promozione, non ho dubbi. Gianfranco Sanz, buonasera. Buonasera. Non mi può sfuggire stavolta. L'hanno nominata tutti. Lei è il dirigente storico del Montepone, ha fatto la storia del Montepone, non i capelli bianchi. Ma questo lo dice lei, no? Lo dicono le persone. Ho fatto del mio meglio, solo questo. No, ho fatto un trentennio da quando è nata la società, dal 1984 fino agli ultimi albori, che sono stati il 2013-2014. Dalla terza promozione, eccellenza, prima categoria, ripromozione. Gianfranco, non è riduttivo, ma posso permettermi di dire, sei stato il segretario davvero ufficiale, imprescindibile di questa società? Sicuramente, perché tutto diciamo, le carte federali, non per presunzione, ma i fatti ne parlano del mio impegno più che altro. Io la casistica me la portavo sempre dietro. Avevo uno schedario, mi dicevano, tutte le ammonizioni, le squalifiche. Tutto, e va bene, era più forte di me, quindi se la qualcosa la dovevo portare, la portavo sempre avanti con il giusto impegno, e perché poi mi piaceva, non è che a me piaceva solo andare a stare sui rettangoli o i terreni di gioco. Penso che dalle note si riconosce la canzone, ormai è diventato l'inno del... Vi vogliamo sul palco, la squadra SD Real Montepaone. Dicevo, so che è una canzone che ormai accompagna tutte le partite del Real Montepaone. Una canzone che amava Gregorio. E vogliamo stringerci tutti quanti in un caloroso abbraccio. Su che c'è posto, su. Yeah.
non ci sono parole.